Siamo arrivati alla fase finale del montaggio, la cassa e alcuni piccoli particolari. Ho qui una lista per spuntare di non dimenticare alcune cosettine, perché una volta che la cassa è chiusa, se ci si dimentica, per esempio, di collegare il cavo, bisogna rifare tutto da capo. Come prima cosa, allora adesso dobbiamo applicare i predellini e i mancorrenti delle scalette. Ora montiamo i predellini, qui ne vedete due, il destro e il sinistro sono diversi per questo smusso che deve adattarsi a questa curva di raccordo del respingente con la piastra. Il respingente adesso è fissato con i bulloni, devo togliere questi due dadi, queste viti sono abbastanza lunghe per prendere anche questo spessore. Su, vado su qui, ora vediamo il montaggio della cassa di una locomotiva di prima serie. La prima cosa da fare è collegare il cavo che dal circuito di controllo va al tetto per le lampade e i pantografi. Qui c'è un connettore sul quale devo infilare quest'altro. I due fili bianchi e il filo nero danno la posizione per non sbagliare. Controllare che le lampade non siano state piegate, se va tutto bene si può applicare la cassa sul telaio utilizzando queste cave, questa si accoppia con la colonnina, quest'altra col pannello di controllo e poi quest'altra con l'altra colonnina. Facendo luce attraverso i finestrini della parte opposta riesco a vedere la posizione esatta per imboccare tutte le scanalature. Incomincio con quelle da questo lato, poi controllo quelle dall'altro. Ecco, quando tutte e tre sono imboccate, scendo progressivamente la cassa fin quando ci sono dei punti duri, che sono i compressori che toccano leggermente nel cofano, quindi utilizzando l'elasticità e poi la binda. Utilizzando l'elasticità faccio superare questi ostacoli per far scendere la cassa fino in basso. Devo imboccare questo tubo del separatore di condensa nel pavimento. A questo punto dovrebbe scendere completamente fino a poggiarsi. Sì, è andato bene. Adesso bisognerà procedere al fissaggio della cassa e delle colonne di supporto dei pantografi. Comincerò a mettere quattro viti per posizionarla, se va tutto bene poi metterò le altre viti ai pali e poi tutte quelle della cassa. La cassa ha sei viti per lato, quindi sono molto ravvicinate, per ottenere uno scatolato resistente alle torsioni, perché altrimenti l'elasticità del telaio potrebbe compromettere il buon funzionamento della meccanica. Quando si rovescia la locomotiva si appoggia sulle bombole e per non caricare i pantografi, in questo caso ancora non ci sono, ma l'operazione è uguale, si sfrutta una tavoletta di legno dello spessore di un paio di centimetri. Poi si afferra la macchina alle estremità e la si rovescia ruotando i polsi. Ecco, ora controllo se i fori sono allineati fra la cassa e il telaio e comincio a mettere quattro viti all'estremità della cassa.
Vedete che la cassa è fissata, ma il cofano è leggermente sollevato e le colonne non tutte sono dentro nelle sedi. Quindi bisogna farle entrare tutte quante, poi bisognerà rovesciare di nuovo la macchina e mettere le viti di fissaggio. La normale direzione di marcia era con la serpentina in testa per facilitare il raffreddamento dell'olio o del trasformatore e quindi quest'altro diventava il lato posteriore. Oggi le macchine hanno le luci rosse o bianche ottenute automaticamente con dei circuiti elettrici. Una volta invece si metteva il vetro rosso in un cassetto del fanale che poteva essere su un lato o l'altro della macchina. Ecco, io ora avevo già messo un vetro, ne metto un altro e così la macchina ha i due fanali posteriori rossi. Sulla prima serie, sul lato anteriore, ci sono le cassette delle batterie, sulla seconda serie sono sull'altra parte per questione di disponibilità di spazio. E le cassette sono loggiate in un armadietto con la sua porta, quindi la cassetta e poi chiudo, la porta a un piccolo scatto in maniera che quando la macchina funziona non si apre, altrimenti la batteria cascherebbe fuori per strada. I due mancorrenti si fissano alla cassa in tre punti, un occhiello sul cofano e un occhiello sulla cassa, poi ci sono due fori sul telaio e due bulloni per questa parte che è piatta per fissarli alla scaletta. L'estremità inferiore del mancorrente è fissata con due bulloni, diametro 0,7, esagono del dado della testa 1 mm. Ora infilo uno dei bulloni nella chiave a tubo, che deve essere molto precisa per tenerlo. Preparata il bullone in una chiave e il dado nell'altra, sfrutto questo foro della scaletta per far passare una chiave e posizionare il dado contro la vite. Dopodiché la vito. Ecco, vedete che è fissata. I pantografi sono sotto tensione e pertanto sono isolati da questi alberi, ciascuno con 14 isolatori. Fra gli isolatori sono montate delle colonnine sulle quali si fissa la base del pantografo. Per isolarlo anche dalla parte del cilindro che è messo a massa fissato al tetto, il tirante è sezionato e c'è un isolatore che congiunge le due parti. La differenza ulteriore è che questi cilindri tramite pistone azionano direttamente le molle e questi invece hanno una staffa di supporto, vedete questo meccanismo, con questa biella sostiene il peso della traversa molle dell'albero degli isolatori in modo che il pistone lavori in asse con le molle, mentre qui lavora un po' disossato. Sulla macchina è già montato un pantografo, che è l'anteriore destro. Adesso dobbiamo montare l'altro, anteriore sinistro. I pantografi hanno una leggera differenza fra loro, perché guardandoli questi due non sono esattamente uguali, ma sono simmetrici e i componenti interni sono messi in modo contrario, speculare, uno rispetto all'altro. Inoltre, questo tirante su questo fronte ha una lunghezza diversa di quell'altro fronte perché i cofani sono diversi. Quindi in pratica c'è il pantografo anteriore destro, quello anteriore sinistro, quello posteriore destro e quello posteriore sinistro.
Ho scelto di far vedere la seconda serie perché è più laborioso della prima, in quanto bisogna scavalcare questo castello sopra le molle per infilare il cilindro del pistone. Metto in trazione le molle, ecco, quando è entrato, adesso devo posizionare la base sulle colonnine. Le colonnine possono muoversi leggermente. Quindi bisogna orientarle correttamente perché combacino con i fori della base. Ecco, così è inserito. Si possono mettere tre dadi, tranne l'ultimo che fissa anche il cavo. Ora posiziono il cavo col suo terminale sopra una delle colonnine e poi metto l'ultimo dado. L'ultima operazione è quella di mettere la vite perno fra la traversamolle e questa leva. Ecco, è terminato. Io infatti se qui aziono le molle, il pantografo si solleva. Quando si estrae il cilindro, poi si blocca su una tacca che rimane alzato. Lo stesso per l'altro. Ecco, poi bisogna regolare l'alzata massima dei due. E qui si vede il meccanismo che funziona e sostiene tutto il peso delle molle. La sgancio e il pantografo si abbassa. L'azionamento dei pantografi era fatto con l'aria compressa che passava attraverso due tubi che corrono sul tetto e poi un tubo di collegamento fra i cilindri e i tubi del tetto e un rubinetto di sezionamento. Ora devo montare quest'ultimo particolare che si infila a pressione in fori predisposti nei cilindri, passando sotto alle staffe di sostegno delle molle. E poi devo infilare quest'ultimo pezzo nel tubo del tetto, nel raccordo. Una volta terminato il montaggio, quando bisogna farla funzionare, è necessario arrivare a muovere gli interruttori. Nel manuale sono indicate tutte le funzioni dei quattro interruttori, motori e luci e generale, e con un pennello, la coda di un pennello di legno, si può entrare da uno dei finestrini scorrevoli, abbassarlo e poi andare a prendere l'interruttore e farlo scattare nella posizione che serve. Sentite lo scatto. Quando poi bisogna chiudere il finestrino, qui c'è la porta e si potrebbe anche sollevarlo da qua, ma dall'altra parte che non c'è la porta ci si aiuta con una striscia di nastro adesivo. Qui vedete che entra il dito. Metto la striscia di nastro adesivo all'interno, la schiaccio con un dito, poi lo sollevo un pochettino. Poi la tolgo, dopodiché lo posso chiudere tutto.
Le locomotive sono finite, sono agganciate a una base in legno tramite tiranti che le tengono ferme anche durante il trasporto e possono essere protette con una teca in plexiglass. In questo modo sono pronte per qualunque uso, esposizioni o in casa. La teca è fornita di una presa su un lato al quale si può connettere un cavo che fornisce l'alimentazione per le luci. Ovviamente bisogna controllare gli interruttori perché quello dei motori deve essere spento in quanto la macchina è ancorata. Quello generale deve essere su binario perché l'alimentazione viene presa dai due binari. E poi bisogna accendere le luci interne e quelle dei fanali a seconda di quello che si vuole comandare. Per il trasporto ho preparato una cassa di imballaggio foderata in feltro in modo che la vetrina non subisca danni. Si posa tutto l'insieme, macchina e base, sull'imballaggio e quindi lo si chiude . Avete visto che in pochi secondi dalla vetrina si è pronti per il trasporto. La macchina è ancorata, come vedete si può orientare in vari modi senza pericolo che la locomotiva si sposti e si danneggi. Io così ho finito, vi ringrazio per l'ascolto e spero di avervi divertiti, soprattutto ringrazio l'amico Frank che in questo momento sta facendo le riprese. Arrivederci a tutti.